Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Carbolithium Teva Italia SRL, sede legale ultimo aggiornamento, 10 agosto 2021. Cos'è Carbolithium? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Carbolithium durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è Carbolithium? Carbolithium è un farmaco a base del principio attivo litio carbonato, appartenente alla categoria degli antipsicotici litio e nello specifico litio. È commercializzato in Italia dall'azienda Teva Italia SRL, sede legale. Carbolithium può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Carbolithium 150 mg 50 capsule rigide, Carbolithium 300 mg 50 capsule rigide. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Teva Italia SRL, sede legale. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe: A. Principio attivo: litio carbonato. Gruppo terapeutico: antipsicotici litio. Forma farmaceutica: capsula. Indicazioni: profilassi e trattamento degli stati di eccitazione nelle forme maniacali e ipomaniacali e degli stati di depressione o psicosi depressive croniche, delle psicosi maniaco-depressive. Cefalea a grappolo solo in soggetti che non rispondano ad altra terapia a causa del basso indice terapeutico del litio carbonato. Posologia: il dosaggio deve essere definito su base individuale in relazione alla litiemia, alla tolleranza del paziente e alla risposta clinica individuale. Posologia adulti e adolescenti: 300 mg da 2 a 6 volte al giorno, somministrati ad intervalli regolari. Le dosi massime vanno impiegate nella terapia di attacco delle forme gravi, le minime nella terapia di mantenimento profilattico. È sempre necessario iniziare la terapia con basse dosi di farmaco e titolare la dose in base alla misurazione della litiemia. Se la terapia con sali di litio viene utilizzata nel range di età 12-18 anni oltre le usuali cautele e raccomandazioni, la durata dovrebbe essere relativamente breve e continuata solo in presenza di inequivocabili segni di risposta clinica al farmaco. La sicurezza e l'efficacia dei sali di litio nei bambini sotto i 12 anni non sono state ancora completamente stabilite, pertanto l'uso in tali pazienti non è raccomandato. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. I sali di litio sono controindicati in patologie cardiache, danno renale, grave stato di debilitazione, aumentata deplezione di sodio, trattamento concomitante con diuretici, gravidanza accertata o presunta e nell'allattamento, vedere paragrafo 4.6. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: i sali di litio hanno un basso indice terapeutico, rapporto terapeutico barra tossico ristretto, e quindi non dovrebbero essere prescritti se non è possibile controllarne la concentrazione ematica. È sempre necessario iniziare, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione antipsicotici: l'associazione con clozapina, aloperidolo, fenotiazine provoca un aumento del rischio di effetti avversi extrapiramidali e possibile neurotossicità, associazione da evitare. L'associazione con sulpiride provoca un aumento del rischio, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale: prima di prendere Carbolithium insieme ad altri farmaci come aciclofenac Accord, aciclofenac EG, Airtal, compresse rivestite, polvere, Airtal, crema, Alka-Effer, Aluneb, compresse rivestite, brufen antinfiammatorio locale, Colirei, elettrolitica reidratante Igalenica senese, ed resto, Gaviscon bruciore indigestione, Gaviscon, GF,
Glitter, gladio, compressa rivestita, polvere, gladio, crema, goganza, ospasol, fiala iniettabile, isocolan, cafelac, laxido, lobidiur, compresse rivestite, macrogol EG, macrogol sandoz, magnesia bisurata aromatic, molaxole, movicol bambini senza aroma, movicol concentrato, movicol, polvere per soluzione, polveri orali, movicol, polveri orali, movicol senza aroma, nebivulolo idroclorotiazide Accord, nebivulolo idroclorotiazide DOC generici, nebivulolo idroclorotiazide EG, nebivulolo idroclorotiazide Milan, nebivulolo idroclorotiazide Sandoz, nebivulolo idroclorotiazide Teva Italia, Niflam, Nobizide, compresse rivestite, Selg S, Selg, polveri orali, sodio bicarbonato 1,4% Diaco, sodio bicarbonato 1,4% Monico, sodio bicarbonato 8,4% Galenica Senese, sodio bicarbonato 8,4% Salf, sodio bicarbonato Bioindustrial IM 10 mEq/10 ml, sodio bicarbonato Bioindustrial IM 7,5%, sodio bicarbonato Galenica Senese, sodio bicarbonato LFM, sodio bicarbonato Marco Viti Farmac, sodio bicarbonato Monico, sodio bicarbonato Nova Argentia 500 mg compresse, sodio bicarbonato Salf, sodio bicarbonato Sella, sodio bicarbonato Z, Sol. Cardioplegica Bioindustrial IM Sol. ADS Thomas I, soluzione cardioplegica Galenica Senese, soluzione di Eurocollins Galenica Senese, Surgamil, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute. Assumere Carbolithium durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Carbolithium durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza e litio può causare danni al feto. Pertanto, il medicinale è controindicato in caso di gravidanza accertata o presunta. Dopo pochi giorni dal parto è consigliabile, sempre sotto stretto, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Carbolithium può alterare la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Avvertire i pazienti che conducono attività che richiedono prontezza di riflessi, poiché il litio può alterare la capacità mentale o fisica. Effetti indesiderati. L'insorgenza e la severità degli effetti indesiderati sono generalmente correlati ai livelli plasmatici, alla velocità con la quale si raggiunge il picco plasmatico e al diverso grado di sensibilità al, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. In caso di sospetto o presunto sovradosaggio, procedere con urgenza alla determinazione dei livelli plasmatici di litio. La maggior parte dei casi di intossicazione da litio si verifica come complicazione di una terapia a lungo termine ed è causata da un'escrezione ridotta del farmaco dovuta a una serie di fattori che includono disidratazione, deterioramento della funzionalità renale, infezioni e assunzione contemporanea di diuretici o FANS, o altri farmaci, vedere paragrafo 4-5. Le manifestazioni cliniche precoci sono aspecifiche e possono includere apatia e irrequietezza confondibili con modificazioni dello stato mentale derivanti dalla patologia depressiva del paziente. I sintomi da sovradosaggio includono la sindrome extrapiramidale. In caso di intossicazione grave, i principali segni sono cardiaci, con alterazioni dell'ECG, e neurologici. Vertigini, turbe della vigilanza, iperreflessie, coma vigile. La comparsa di questi sintomi impone l'arresto immediato del trattamento, il controllo urgente della litiemia, l'aumento dell'escrezione del litio mediante incremento dell'alcalinità delle urine, la diuresi osmotica, manditolo, e l'aggiunta di sodio cloruro. A partire da una litiemia di 2,0 mEq/L, non esitare a praticare un'emodialisi o una dialisi peritoneale. Si consiglia un attento monitoraggio della conta leucocitaria in tutti i casi di sovradosaggio da litio. Proprietà farmacodinamiche e categoria farmacoterapeutica. Antipsicotici litio, codice ATC. NO5AN. Il litio è un catione monovalente che appartiene al gruppo dei metalli alcalini. Il litio possiede numerosi effetti farmacologici e, sebbene non proprietà farmacocinetiche, gli ioni litio sono rapidamente assorbiti dal tratto gastrointestinale. L'emivita plasmatica è di circa 24 ore.
aumenti dell'emivita plasmatica sono stati descritti negli anziani e nei soggetti con alterazione della, dati preclinici di sicurezza teratogenicità è stata osservata dopo trattamento con litio in mammiferi inferiori, inclusi i topi. Al contrario, studi condotti su conigli e scimmie non hanno dato prova di effetti teratogeni indotti, elenco degli eccipienti carbolitium 150 mg. Magnesio stearato, gelatina, titanio diossido, indigotina, E132, lattosio monoidrato, amido di mais, metilcellulosa. Carbolitium 300 mg. Magnesio stearato, gelatina, titanio diossido, indigotina, E132, metilcellulosa. Farmaci equivalenti di carbolitium a base di litio carbonato sono Carbolitium, fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.